Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot, qui è Giovispo che vi parla, benvenuti nella serie squadre degli iscritti, i consigli di Giovispo. Qui appunto Giovispo che vi parla, vi porto un nuovo episodio di questa serie. Se anche voi avete bisogno dei consigli di un utente medio di Foot, vi invito a lasciare un commento qui sotto con la vostra squadra. Condividete questo video, iscrivetevi al canale e in descrizione troverete i link ai nostri social quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Iniziamo con la prima squadra di I'm Gigi. Abbiamo una bellissima squadra per il mio Ederson, Lala, Kimpembe, Laporte, Mendy, Thiago Mendes, Ndombele, Mbappé, Pepe, Hazard e Ronaldo Baby 90. La squadra per il mio va bene così, anche se comunque Laporte non è il massimo. Se proprio vuoi cambiare qualcosa, ti consiglio di togliere Ederson e di mettere dentro Alisson e di conseguenza togliere Laporte per poter mettere dentro un Van Dijk 93, anche stando al budget che mi hai detto di circa 650-700 mila crediti. A questo punto, se Mendy tipo non ti piace, toglilo per mettere un Robertson Tots, anche se comunque Mendy 92 Footies Winner non è niente male. Mbappé lo sposti come CDC a destra e Mendes lo metti centrocampista centrale, via Ndombele e metti dentro Fabinho. Così hai due mediani tipo Thiago Mendes, che comunque è migliore almeno in carta di Ndombele, e hai un mediano puro quale Fernandinho Tots. Per quel che riguarda l'attacco, se Hazard ti gioca ad 8 e ti ci trovi bene, va bene così. Se no potresti anche mettere un Mané Tots, ovviamente se ci arrivi con i crediti. Veniamo alla seconda squadra. È una squadra richiesta da Samuele Senatori, non è proprio una squadra, è un misto di giocatori, cioè aveva Ederson, David Luiz, Marcos Alonso, Alessandrini, Milinkovic Savic e Ibrahimovic. Il budget di circa 600.000 crediti. Allora io l'ho sviluppata così, un 4-4-2. Ovviamente poi in game potrai andare a cambiare a tuo piacimento, tipo il 4-2-3-1, quello che vuoi praticamente. Ederson in porta, Lala, Tots, terzino destro, insieme a Marquinhos, Tots, David Luiz, Marcos Alonso. Poi a centrocampo, come CC, Petit e Milinkovic Savic, esterni, Alessandrini e Insigne. In attacco Ibrahimovic Immobile. Ho scelto Petit per poter anche rientrare nel budget. Se hai qualche altro credito in più da spendere, allora prendi un Vieira Baby 86. Poi ho messo Insigne proprio per una questione di crediti, ragazzi, non me ne vogliate. Avrei scelto tranquillamente Esharawi Tots se ci fosse stato un budget più elevato. Ho cercato appunto di restare nel budget, che è di circa 600.000 crediti. Così facendo, secondo Footwin, risulta un 590.000 crediti. È stato un po' difficile ibridare Savic, proprio perché non ha la Lazio dei giocatori interessantissimi. Ha Luis Alberto tipo a centrocampo 86, ma ora come ora è abbastanza inutilizzabile. Immobile 91 più o meno è utilizzabile. Io ho la versione 93 di Immobile ed è validissima anche in questo periodo a parer mio. Dunque, Samuele, fammi sapere se questa squadra ti piace. Se non ti piace, vediamo un po' di fare un'altra squadra. Veniamo alla terza squadra di Vincenzo. È uno squadrone, ha anche una panchina immensa e c'è pochissimo proprio da migliorare. Alisson Tots, Kimmich, Van Dijk, David Luiz, Robertson, Lewandowski, Rijkaard, Zanetti, Salah, Firmino, Ronaldinho. In panchina tutta questa bella gente, mamma mia, davvero tanti bei giocatori. Magari ti consiglio un upgrade di Van Dijk, di prendere anche la sua versione 94 se riesci. Poi un consiglio ti do, se quelli in panchina sono sostituibili, scambiabili, ti consiglio di venderli e di provare a prendere Vieira Prime da mettere al posto di Rijkaard, perché sicuramente poi nel tuo modulo in game giocherai con Lewandowski
punta, perché Lewandowski centrocampista no, assolutamente no, bocciatissimo. Se vuoi una mia opinione, questa è davvero un'ottima squadra. Veniamo alla quarta squadra per questo video. Enrico Grassi mi propone questa squadra, un 4-2-3-1. Tutti questi giocatori sono non scambiabili. Abbiamo Donnarumma, Lala, Thiago Silva, Cannavaro, Marcelo, Neymar, Ballack, Vieira, Firmino, Milinkovic, Savic e Lacazette. In game gioca col 4-2-3-1 o col 4-3-1-2. Vorrebbe un consiglio con i crediti ed ha un budget di circa 450.000 crediti. Se Savic adotto d'intesa, se riesci a farlo arrivare adotto d'intesa, ti va bene, ti piace, allora lascialo. Se non ti ci trovi, allora ti consiglio di mettere un Fernandinho al posto di Savic. Poi in game sposterai Fernandinho CDC e Ballack COC. Un altro consiglio che voglio assolutamente darti per avere una squadra, secondo me, in attacco molto più forte, di togliere Firmino, che è un'ottima carta, ma c'è un'altra carta migliore a parer mio, e di mettere Ben Yedder, che comunque avrà un 9 d'intesa grazie a Vieira e alla Lacazette. E poi anche Neymar comunque rimarrà il 9 di intesa. Un altro consiglio che ti posso dare è di togliere Thiago Silva e di mettere Marquinhos Tots. Donnarumma puoi lasciarlo così, magari puoi cambiare Donnarumma con Ederson, con Alisson oppure con Sirgu Tots, ma io ti consiglio o Ederson o Alisson Tots. Veniamo alla quinta e ultima squadra per questo video. È una squadra davvero completissima: Donnarumma in porta, Cancelo, Koulibaly, Blanc, Alex Sandro, Ronaldo, Alan, Quagliarella, Best, Nengolan e Hazard. Il budget è di circa 500.000 crediti, in game gioco col 4-2-3-1. Ovviamente mettendo Ronaldo in attacco, presuppongo. Se Hazard ha 8 d'intesa e ti piace, ti ci trovi bene, tienilo. Se no, in alternativa potresti mettere un Esharawi Tots. Poi un altro consiglio su una sostituzione è Alan, tipo se non ti piace puoi optare per Emre Can Tots, che come mediano ci sa fare a parer mio. Poi un altro super consiglio che ti posso dare: Donnarumma Tots via, perché a me non è piaciuto, preferisco di gran lunga un bel Handanovic 90. Best alla grande, Nainggolan ci sta, poi ovviamente va a fare il trequartista oppure il mediano. E dunque ragazzi, questa era l'ultima squadra per questo video. Se volete anche voi dei piccoli consigli, suggerimenti, delle migliorie da apportare alla vostra squadra, lasciate un commento qui sotto con la vostra squadra, budget, modulo e quante più informazioni possibili. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Qui Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.